Ciao, buongiorno, qui all'IFA di Berlino, sono Gianni Garita, responsabile country manager della AVM. Che giorno è oggi? Oh, adesso mi hai preso proprio nel pieno. Abbiamo il 1° di settembre, un giorno veramente molto importante, perché oggi abbiamo il lancio del 7590. Vabbè, allora dimmi quali prodotti presentate qui a IFA. Allora, innanzitutto questo prodotto qui, abbiamo un nuovo styling, un nuovo design, molto innovativo, tanti feature che abbiamo integrato. Supporta anche il Super Vectoring 35B, così che arrivo fino a 300 megabit al secondo. Come sappiamo, anche le telco si stanno preparando con questa nuova tecnologia. E in più ovviamente la possibilità anche di usufruire tutto quello che ho in un mercato consumer per l'utente a casa, la possibilità di collegarci le varie periferiche, parliamo di non solo di una semplice navigazione, collegamento di stampante, collegamento di NAS, la telefonia anche con il VoIP, smart home anche, e in più anche audio, video, streaming con il gaming anche. Allora, un complesso di funzionalità in un unico apparato. Presentiamo anche la nuova soluzione LTE, un design come lo conosciamo con il Fritzbox, in più la nuova la tecnologia anche. A che cosa serve? Serve ovviamente, ci sono delle zone dove non c'è copertura o una scarsa copertura del DSL, in quel caso ho ovviamente la possibilità con la mia SIM card LTE di usufruire di questa tecnologia, o anche se c'è la difficoltà con il DSL, c'ho un fallback direttamente sul LTE. Quanto è importante per voi il mondo della smart home? È molto importante, infatti abbiamo integrato insieme con il nostro Fritzbox varie tecnologie, la presa intelligente, la possibilità ovviamente di accedere da remoto anche sul dispositivo, sistemi di sicurezza anche che lavorano insieme al nostro Fritzbox. Oggi il nostro mondo è connesso a casa con tutti i vari dispositivi che ci sono, e qui ovviamente è importantissimo anche la parte del smart home. Dammi tre motivi per cui i consumatori dovrebbero acquistare un prodotto AVM e non uno della concorrenza. Innanzitutto è bellissimo, lo vediamo, è un device molto bello, molto design, ma la cosa più importante è tutto quello che c'è di sotto. È un prodotto con tantissima innovazione ed è anche semplice come installazione. Infatti noi siamo molto contenti che il Fritzbox oggi in Italia sta avendo sempre di più una community che aumenta. Ok, grazie mille Gianni, di solo ciao! Ciao a tutti!